qualcuno, un tedesco, che mi dicesse sì, e infatti io ero un nazista e non lo sono più, oppure sono un nazista e lo sono ancora. Questo no, questo non mi è successo mai. Come se l'intero passato della Germania fosse stato cancellato con un gigantesco colpo di spugna. Lei pensa che siano ancora possibili queste atrocità? Ma non dubito che i tedeschi, e perché solo i tedeschi? Qualunque altro paese, forse che non ci sono dei campi di concentramento in Grecia, o ci sono stati, in Grecia o in Algeria o in Brasile. Nel Cile. E in Cile, ci sono. Quindi perché? Anche in Italia. Non ci vorrebbe molto. Io purtroppo devo dirlo, lo so questo, non è che lo pensi, lo so. So che si possono fare dappertutto, possono esistere. Dove un fascismo, non è detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè una nuova... un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.